Muoversi in città, questo è il titolo del convegno di un libro sull'evoluzione dei trasporti urbani di cui si è parlato oggi alla sede cremonese del Politecnico. Nella giornata della Terra che si celebra oggi, un convegno sulla mobilità sostenibile in cui esperti e protagonisti sono chiamati a discutere e ragionare sulle innovazioni in corso e i loro effetti sulla mobilità urbana. Muoversi in città, il titolo, lo stesso di un libro scritto a quattro mani su questo tema da Anna Donati e Francesco Petracchini del gruppo Kyoto Club. In che direzione stiamo andando? Sicuramente ci sono passi in avanti che abbiamo fatto soprattutto nei centri storici con zona a traffico limitato, corse riservate, aree pedonali. Quello che manca è uno sviluppo di questa qualità anche nelle aree periferiche che invece sono molto basate sul tutto auto. E qui servono piste ciclabili, servono piazze pedonali anche nei quartieri e servono servizi ferroviari diciamo efficienti, trasporto pubblico, in modo che sia possibile per un'amministrazione chiedere ai propri cittadini di lasciare a casa l'auto con piacere. Non c'è dubbio che per le città medie come Cremona, dove i chilometri percorsi ogni giorno per chi vive nella città e i suoi dintorni sono abbastanza, diciamo, limitati, la bicicletta può svolgere un ruolo importante. Ci sono dei progetti a confronto in questa giornata proprio per quanto riguarda la mobilità sostenibile anche qui a Cremona. A che punto siamo? L'amministrazione già l'anno scorso con l'approvazione del biciplan ha fatto un passo molto importante, gliel'avevamo chiesto in campagna elettorale e l'hanno mantenuto. Adesso però bisogna pensare di realizzarlo. Realizzare il biciplan vuol dire però anche completare questo lavoro con un piano urbano della mobilità sostenibile e con tanti altri interventi a favore della mobilità leggera. Cuore dell'evento organizzato da FIAB con l'assessorato alla mobilità del Comune di Cremona e ospitato dal Polo Territoriale Cremonese del Politecnico di Milano, un convegno sull'evoluzione dei trasporti urbani nel nostro paese e un seminario tecnico su mobilità ciclistica urbana e di area vasta. Con oggi formalmente inizia anche il percorso sul piano urbano della mobilità sostenibile, che si chiama il PUMS, che l'amministrazione comunale intende avviare e finire in questo mandato amministrativo. Per noi importanti questi convegni perché, a parte la qualità dei relatori, ci confrontiamo con altre realtà. Oggi c'è anche il Comune di Pavia, che con quale stiamo facendo un percorso insieme, e poi i prossimi passaggi sicuramente sono i bandi regionali e anche nazionali che stanno uscendo. Anche in questo campo non mancano novità e curiosità, come la Bike Club Station, stazione di gonfiaggio bici dotata anche di attrezzi per piccole manutenzioni, e la Lopifit, bici con tapis roulant incorporato, creata da un olandese.